Commissioner Jutta URPILAINEN for having been so nice for waiting these additional minutes. We are very honored to have you here. It's also a pleasure to have you on our panel here to discuss with us. So thank you very much also for your indulgence. And we have also Rapporteur Guido Milana for the next opinion. But I want to continue now the debate on regions and municipalities implementing the EU strategy with Africa. So the EU-Africa relationship is one of the most significant global partnerships, not only for economic growth and sustainable development, but for creating a shared future built on mutual respect and prosperity. Local and regional authorities play an important role in achieving the ambitious goal of the Africa-EU partnership. Our cities and regions are natural allies in these efforts. Decentralization and localization of EU operations in Africa are key for improving the living conditions of African people and promoting the values of democracy and good governance in this continent, with which we have a strong historic, cultural and economic ties. So, dear Commissioner, I open the floor for you, for your statement. You have 10 minutes, and the floor is yours, please. Thank you very much, Honourable Chair. Dear local and regional representatives, it is a pleasure to be here with you one last time at the plenary session of the Committee of the Regions, to take stock of and showcase tangible deliverables of the Africa-EU partnership. Please, could you be quiet? Commissioner URPILAINEN is speaking. And I want to thank Rapporteur Milana for the comprehensive opinion on the key role that local and regional authorities play in the implementation of the Global Gateway in Africa. As you know, today we face a multipolar world and renewed geopolitical competition with conflict on our doorstep with the war in Ukraine and violence causing significant human losses across Africa. To ensure effective collaboration with our partners in this challenging context, the EU has consolidated a paradigm shift, building partnerships of equals away from the previous donor-recipient relationship. The opinion captures it very well. EU's positive and sustainable offer, the Global Gateway strategy, has enabled the EU to enact such paradigm shift as the EU 360-degree offer to boost strategic autonomy of both continents through the green transition, transport, energy, digital connectivity, health, education and research. It is worth €300 billion in investments by 2027, and it is our contribution towards the Sustainable Development Goals. The Africa-EU partnership was strengthened and deepened at the EU-African Union Summit in 2022, setting a joint vision for 2030, which encourages local and regional authorities to continue engaging in Africa-EU cooperation. The Global Gateway Africa-Europe Investment Package, as the largest regional investment package worth at least €150 billion, has been decisive in making such vision a reality. Last month in Ethiopia, I presented a joint stock-taking report with the African Union that shows concrete outcomes achieved in fulfilling the commitments made at the summit. And I invite you to read the report. I would like to share with you some notable figures. 116 Global Gateway flagship projects are developed on the African continent. 95 Team Europe initiatives target Africa.
and 18.9 billion euro investments have been mobilized under the EFSD Plus alone in sub-Saharan Africa between 2021 and 2023. Let me highlight two areas of substantial progress. First, human development. For education, a priority of mine and my mandate, we have increased our investments from 7% to 13% globally. This upgrade is reflected in Africa through the Team Europe initiative, Regional Teachers for Africa. That initiative supports the continent in training more, but also better qualified teachers. For youth, the Team Europe initiative Youth Mobility for Africa brings together programs like Erasmus Plus and the Africa Europe Youth Academy. Your involvement is essential in the success of such initiatives. Second, quality infrastructure. This spans from modernizing entry ports like the Cabo Verde and Namibia to transforming public transport in capital cities like in Dakar, in Nairobi, to rehabilitation of roads, very trafficked ones like in Chad and Malawi, but also feeder roads connecting villages to markets like in South Sudan. This is done in consultations with local and regional authorities in Africa and to the benefits of local communities. Indeed, local authorities, local and regional authorities are an important actor of Global Gateway. You deal with everyday challenges at local and regional level, and your perspective is essential to understand the details of the context where the Global Gateway is implemented. An effective implementation should also integrate and coordinate efforts of local and regional authorities and other national actors to seize opportunities and better mobilize investments at local level. And this is why we engage you all along the policy-making chain. First, at headquarters, your ideas and proposals matter, and this is why we launched the Global Gateway Civil Society and Local Authorities Dialogue Platform. It formally embeds civil society and local authorities in Global Gateway implementation, ensuring Team Europe upholds the highest standards on the ground. And I appreciate the active participation of the Committee of the Regions in this platform and welcome the outcomes of the last meeting in October. Secondly, on the ground, via dialogues with EU delegations around the world, including on projects and ways to empower local communities. Local and regional authorities are also benefiting from dedicated EU-funded tools, for example, about capacity building for better and stronger institutions. TIEX, our technical assistance and information exchange instrument, offers peer-to-peer exchanges between EU member states and public administrations of a partner country. For example, recently the Kenya School of Government supported the development of leadership programs for Kenya's top civil servants from both national and local administrations, promoting governance and accountability. Excuse me. Let me also recall the importance of our partnership for sustainable cities launched in 2019 with tens of projects concerning cities across the continent. Lastly, I would like to point the local and regional authorities' unique added value in complex settings.
For example, in countries ruled by military unconstitutional governments, like in Central Sahel, where the EU cooperation with central authorities is limited, the local and regional authorities are uniquely placed as interlocutors together with civil society organizations. Honourable representatives, I would like to conclude my intervention referring to migration, as this is an important dimension of our partnership with Africa and that stands out prominently from your opinion. Migration, it is indeed both a key challenge and opportunity in our partnership with Africa. The EU approach includes several strands of work: socio-economic opportunities for young people to facilitate social cohesion, protection and asylum, legal migration and mobility, tackling irregular migration, smuggling of migrants, trafficking in human beings, cooperating on return and readmission, and supporting sound border management. We promote a Team Europe engagement, notably via the Team Europe Initiative on Migration, Atlantic and Western Mediterranean route, and follow a whole of the route approach. And I think a good example of this integrated approach is the EU and Mauritania joint declaration that establishes a holistic migration partnership. So, dear colleagues, Global Gateway has proven to be an effective strategy to make the EU-African Union joint vision for 2030 translates into concrete and transformative projects. Let me welcome once again your opinion that sheds light on local and regional authorities, which play a major role in keeping the implementation of Global Gateway initiatives in Africa fully aligned with the needs of cities and rural areas. Thank you for your time, and I look forward to a fruitful debate. Thank you, dear Commissioner, for your statement and your expertise as Commissioner responsible for international cooperation and partnerships. Thanks for having time with us. So I pass the mic over to our rapporteur on the subject, Guido Milana. You have the floor for minimum five minutes. No, maximum 5 minutes. Grazie. Maximum. Cinque, va bene. Grazie, grazie Presidente. E grazie Commissario, è un onore per me averla presente durante la discussione di un rapporto. Del resto questo rapporto nasce proprio da qualche sua aspettativa di coinvolgimento dichiarata proprio in questa sede un paio di anni fa. Ecco, noi abbiamo cercato di rispondere in maniera, lavorando, non scrivendo un rapporto che semplice, ma cercando di costruire le condizioni di un dialogo intanto tra di noi, con un fronte ampio di stakeholder che abbiamo ascoltato, con incontri fatti con diversi rami della Commissione. E abbiamo messo in piedi un prodotto che è il rapporto, noto con piacere le sue citazioni di questo rapporto. Allora, che cosa abbiamo compreso in questo lavoro? Un rapporto non è soltanto scrivere qualcosa, è un lavoro che si compie e che è durato alcuni mesi. Abbiamo compreso intanto come sta l'Africa sul serio. Noi consideriamo in genere l'Africa come un continente e quando parliamo di Africa parliamo di Africa. Probabilmente una maggiore attenzione alle differenze di questo continente, al fatto che l'Africa è fatta di 55 paesi, di democrazie o di sistemi di governo diversi, di economie diverse, persino di ricchezze diverse. E quindi probabilmente la declinazione dei nostri interventi ha necessità
di essere caratterizzata ancor più in maniera localizzata. Cioè i luoghi sono quelli che devono destare la nostra attenzione e sono luoghi in cui la trasformazione è violentissima, per alcuni versi persino pericolosa. Ci sono città africane che crescono a ritmi di 60 o 70 mila abitanti ogni anno in più. Un processo di urbanizzazione, di trasferimento dalla savana verso le grandi metropoli africane che è quasi epocale. E probabilmente il cambiamento climatico aumenterà ancora di più questo processo. E quindi accanto ad una strategia che lei ha messo a punto benissimo in questi anni, noi abbiamo un giudizio, almeno quello che si è ricavato è un giudizio positivo, occorre però riadeguare gli strumenti di intervento, perché queste grandi trasformazioni cambiano lo scenario attraverso il quale rapportarsi con questi paesi e non con questo continente. Ci sono dei limiti nelle azioni, qualunque azione ha dei limiti. Gli elementi che abbiamo rilevato essere estremamente positivi sono la sua impostazione di partenariato fra pari, l'avvio di un processo in cui l'Europa ragiona con sistemi economici fra pari e la sua articolazione territoriale. Quello che per esempio abbiamo notato è la mancanza di un osservatorio europeo, ed è un suggerimento contenuto nel rapporto, sugli interventi che il sistema Europa, nelle sue diverse articolazioni, sia come politiche della Commissione, ma sia come politiche dei singoli Stati, o addirittura di regioni della nostra Europa, svolge verso l'Africa. Non c'è un quadro di coordinamento complessivo. Questo probabilmente, se dovesse essere messo a punto, diventa d'aiuto a costruire ancora maggiore efficienza del Global Gateway, cioè delle modalità attraverso le quali questi interventi e risorse anche importanti che il sistema locale spende, il sistema locale europeo spende con risorse proprie in Africa, possono essere ottimizzate. Noi abbiamo idea che possiamo essere davvero protagonisti di una fase che deve essere riavviata. Io mi auguro che la nuova Commissione riparta dal lavoro che lei ha svolto in questi anni e costruisca attorno a questo una maggiore collaborazione con il sistema locale. E chiediamo due cose essenzialmente nel parere. Uno, che si passi anche da una logica di aiuti ad una logica di investimenti, e siamo già sulla buona strada da questo punto di vista, che gli investimenti siano sostenibili in senso lato e di essere maggiormente coinvolti nella costruzione, nella fase ascendente delle soluzioni che si adottano verso questo continente. Così come nel parere chiediamo al Parlamento un'altra cosa, il suo dialogo attraverso gli strumenti parlamentari con l'Africa, con le delegazioni per esempio interparlamentari, può coinvolgere il Comitato delle Regioni e dovrebbe coinvolgere il Comitato delle Regioni. Il punto di vista, faccio solo un esempio per non superare molto i limiti, se no il mio amico Biber mi picchia. Se il processo di urbanizzazione presente in questo momento in Africa è ciò che è accaduto in Europa 40 anni fa, avremo ben ragione di essere un soggetto che può dare il suo contributo. Ecco, questo come tante altre cose. Una sola ultimissima considerazione. Questo è l'ultimo intervento dell'ultimo rapporto di questo mandato. Sono felice di questo. Siamo depositari, cara commissaria, di un messaggio da dare a chi arriverà dopo di noi. Thank you, dear Mr. Milana. And as you underlined, being the last rapporteur of this mandate, I had been indulgent with the time considerations. So, having heard our commissioner and our rapporteur, I open the floor for the members. I have six requests for interventions. First one will be Celia Alberto Perez for 1 minute.
Gracias, presidente. Quisiera felicitar al señor Milana por el trabajo que ha realizado para elaborar el dictamen que acaba de presentar. Desde Canarias no podemos sino coincidir con la urgente necesidad de que se revise la estrategia de asociación con el continente africano a la vista de la evolución del contexto mundial. Más aún cuando algunas regiones europeas nos vemos directamente afectadas por la evolución de los países africanos próximos a nosotros, como pudo expresar ayer el presidente de mi región en esta sesión. La situación actual en la fachada noroccidental del continente africano requiere una atención reforzada por parte de la Unión Europea. En este sentido, nos congratulamos de que durante las audiencias de la alta representante y otros comisarios propuestos se haya insistido en impulsar de manera urgente la asociación con África con vistas a la futura cumbre UE-Unión Africana de 2025, planteando, en general, un enfoque más estratégico y, en particular, un enfoque renovado de la región del Sahel, dado los crecientes riesgos de inseguridad e inestabilidad cuyos efectos venimos sufriendo en Canarias durante los últimos años. Coincidimos en la necesidad de reforzar el papel que las regiones y ciudades podemos jugar como agentes de la futura estrategia, particularmente en su asociación reforzada y a través de la ejecución de una cooperación descentralizada que genere oportunidades. Nuestra cercanía y experiencia de cooperación con el continente nos avalan, no solo como responsables europeos conocedores de la realidad africana, sino como primeras puertas de entrada a la Unión. Gracias. Thank you. Then the micro goes to Nina Ratilainen. Please, 1 minute, because Commissioner has to leave at 12:10. Kiitos puheenjohtaja, onnittelut raportöörille lausunnosta ja kiitos komissaarille myös täällä olemisesta. Upeaa, että puhuitte paradigman muutoksesta, tasapainoista ja molemminpuolista kumppanuutta kohti. Tämä on mielestäni ja vihreiden näkökulmasta hyvin tärkeä suunta yhteistyössä Afrikan mantereelle päin. Olemme juuri olleet alueiden komitean delegaatiolla YK:n ilmastokokouksessa Bakussa, jossa painotimme sitä, että kaupunkien ja alueiden tulee saada itse mahdollisuus saada suoraa rahoitusta ja tukea erilaisten ongelmien taklaamiseen. Liittyy hirveän paljon myös haavoittuviin alueisiin Afrikan mantereella. Monet maat meillä myös alueiden komiteassa osa tanssii sellaisen ajattelun ympärillä, että tätä yhteistyötä pitäisi jollain tavalla ehdollistaa meidän omiin kansallisiin itsekkäisiin intresseihin. Ja on hyvä, että komissio näkee tämän suunnan kuitenkin yhteistyöhön painottuvana ja kehitykseen painottuvana. Olen huolissani tästä kehityksestä ja toivon, että tällaista ei jatku, koska me kuitenkin alueiden komiteassa myös pidämme hyvin tärkeänä sitä läheisyysperiaatetta, alueiden ja kaupunkien näkökulmaa ja heidän omaa itsemääräämisoikeuttaan myös kertoa, mitkä heidän tarpeensa ovat ja miten me voimme työskennellä yhdessä. Kiitos. Thank you very much, and I give the micro to Marco Markkula. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, ja kiitokset komissaarille. On hienoa, että tämä toimintakenttä on todella näin laaja. Valitettavasti vain Euroopassa toimintakentästä ei ole puhuttu ollenkaan sillä paatoksella, sillä innostuneisuudella, mitä kannattaisi ja ehdottomasti Euroopan pitäisi ottaa paljon suurempi vastuu. EPP:n puolesta haluan kiittää tästä työstä, korostaa samalla, kuten Nina Ratilainen tuossa äsken teki, ilmastoasioiden toteuttamista. Me hyväksyimme eilen täällä lausunnon EU:n tulevasta ilmastopolitiikasta, toimisina raportoijana. Palaan suoraan teidän kabinettiinne vielä tässä, mitä me voisimme tehdä myös Euroopan ulkopuolelle, koska tämä on kyse myös innovaatiotoiminnasta, demokratiasta ja oppimisen, koulutuksen, kaiken tämän edistämistä. Ei ole vain kyse, että Euroopassa tehdään jotain, vaan tämä pitää nähdä vielä paljon laajempana kysymyksenä, koko globaalina kysymyksenä. Globaali vastuu on mitä suuremmassa määrin nyt Euroopalla. Kiitoksia. Thank you, Mr. Markkula, and the micro, la parole va à Franck Proust. Oui, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Rapporteur, je salue bien évidemment ce rapport essentiel pour renforcer le partenariat avec l'Afrique qui arrive à un moment où notre coopération doit être ambitieuse, pragmatique et attentive aux réalités locales. Permettez-moi d'insister sur trois points fondamentaux. D'abord, la nécessité du mécanisme de suivi et de contrôle rigoureux pour les aides financières, incluant des audits et des rapports de progrès, afin de garantir que chaque euro investi bénéficie directement aux populations locales. Deuxièmement, le développement et l'emploi des jeunes talents africains dans leur propre pays. Nous devons encourager,
des programmes d'incubateurs, des partenariats entre entreprises et des échanges professionnels pour faire de cette génération un véritable levier de la croissance locale. Enfin, la coopération décentralisée, elle doit bénéficier d'un soutien renforcé avec des fonds gérés directement par les collectivités européennes pour assurer des projets concrets, transparents et efficaces. Il faut renforcer nos liens avec les pays africains, en particulier ceux partageant une langue commune avec certains États membres, accroître la présence de l'Union européenne sur le terrain en s'appuyant sur nos collectivités locales et régionales pour assurer des projets concrets, transparents et efficaces. Ce rapport nous donne l'opportunité de faire de l'Europe un acteur de confiance, merci, engagé dans la construction d'un avenir partagé et solide avec l'Afrique, un avenir de stabilité, de prospérité, merci, et de partenariat durable entre nos deux continents. Merci. Thank you, and I give the mic to Robert Seaman. Moc děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych poděkoval panu Milánovi za to, že se ujal iniciativy při přípravě tohohle z toho stanoviska, které navazuje na naše předchozí stanovisko přispění měst a regionů pro rozvoj Afriky z roku 2020 a které zdůrazňuje opravdu velký potenciál afrického kontinentu a jeho zásadní úlohu při řešení některých nejnaléhavějších výzev, jimž čelí celá Evropská unie. Ačkoliv migrace není ústředním tématem tohoto stanoviska, nemůžeme ignorovat, jak jste paní komisařko zmínila, její dopad na Afriku a na Evropu. Zůstává proto zásadní, abychom výzvy spojené s legální i nelegální migrací řešili ve spolupráci s africkými zeměmi jejího původu i tranzitu. Evropská unie musí spolupracovat s našimi evropskými partnery s cílem zabránit nebezpečným cestám po moři, odrazovat od nelegální migrace a nebát se otevírat a otevřeně komunikovat s africkými partnery všechny možné postupy, jak migraci společně řešit. Proto je nezbytný komplexní a systémový přístup k problematice založený na vyváženém partnerství. Budu končit. Vážený pane Miláno, ještě jednou vám děkuji za vaši práci, která může být přínosem pro mnoho lidí z Afriky i Evropské unie, a vám, kolegyně, kolegové, za pozornost. Thank you. Thank you. And the commissioner is once again very nice with us, gives us 5 minutes more so we can hear all the interventions from the floor. So the micro goes to Lorenzo Galligani. Grazie Presidente. Cari colleghi, la visione presentata dal relatore è in linea con il piano Mattei per l'Africa, promosso dall'Italia e sostenuto dai leader del G7. Come Global Gateway, questo piano mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e gli investimenti infrastrutturali, facendo sì che l'immenso potenziale dell'Africa venga valorizzato a beneficio di tutti. Sarà cruciale costruire sui partenariati esistenti che gli Stati membri e le regioni hanno già sviluppato con i partner africani. Questi partenariati sono essenziali per aumentare gli investimenti nelle infrastrutture critiche, espandere i volumi commerciali, affinare le nostre iniziative e adattandole alle realtà locali. Dobbiamo inoltre garantire l'erogazione efficace delle risorse affinché contribuiscano alla crescita e allo sviluppo a lungo termine dell'Africa. Sostenere infine lo sviluppo sostenibile dell'Africa non è soltanto un'opportunità, ma è una necessità strategica. Promuovendo la creazione di valore locale e contribuendo alla stabilità globale, possiamo costruire un futuro di prosperità condivisa fra Africa e Europa, difendendo al contempo l'ordine internazionale basato sulle regole, fondamentale per la pace e la sicurezza globale. Grazie. Thank you. And then I give the micro to Anne Rudisulli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, votre rapport témoigne d'une vision cohérente du partenariat entre l'Europe et l'Afrique et nous donne la responsabilité de transformer ce cadre stratégique en solutions concrètes. Je me réjouis de l'importance accordée au rôle des collectivités locales, à la reconnaissance de la gouvernance à multiniveaux, à la valorisation des coopérations décentralisées et à l'accent mis sur la durabilité essentielle pour garantir une relation équilibrée. Votre rapport parle du dynamisme du continent africain, de croissance économique et de l'importance des jeunes dans la coopération. Or, ces jeunes sont aussi ceux qui, par milliers, arrivent sur notre sol. Nos régions assument, comme je le disais déjà hier, des responsabilités disproportionnées, souvent dans un vide stratégique, clair et concerté. Mes chers collègues, l'avenir du partenariat Union européenne-Afrique dépend de notre capacité à traiter ce défi humanitaire de manière lucide.
En tant que membre de ce comité, nous n'avons pas le droit de nous détourner de cette réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. And the micro goes to Luca Menizzidi as the last speaker. Sì, grazie Presidente. Complimenti al Commissario per il lavoro svolto in questi anni e al collega Milana per questo rapporto estremamente importante. Due dati. Save the Children nell'ultimo rapporto ci dice che entro il 2030 il 40% della popolazione giovanile sarà in Africa. Il secondo dato, se qualcuno di noi va in Burkina Faso, a Ouagadougou e scende all'aeroporto, la prima rotonda che trova ci trova sopra quattro bandiere. Le prime tre bandiere sono della Confédération de l'Alliance des États du Sahel e quindi del Niger, del Burkina Faso e del Mali. La quarta bandiera è della Russia. In Sudan da aprile 2023 c'è una guerra civile fortissima e dove dietro sappiamo esserci potenze internazionali e esserci anche la Russia, anche qua. Questo per dire che quello che avviene in Africa ci riguarda e ci riguarda parecchio. Quindi tutto il tema che viene affrontato qua di cooperazione decentrata è estremamente importante e fondamentale. E l'ultima considerazione è sul Mediterraneo. Il Mediterraneo non è un muro, perché altrimenti noi qua facciamo tutta una serie di discorsi ideologici, ma la vita delle persone sta da un'altra parte. Il Mediterraneo non è un muro, il Mediterraneo è uno spazio che ci unisce, ma soprattutto non deve essere un cimitero. Grazie. Grazie Luca. I don't see any other request from the floor. That gives the opportunity to hand over the micro to our Commissioner Jutta Urpilainen to reflect and to react on what you heard. Dear Commissioner, you have the floor. Thank you very much, and thank you for your interventions and different opinions and reflections. Actually, in your opinion, you referred to the Schuman Declaration of 9th May 1950, which described the development of the African continent as one of Europe's most crucial tasks. And 75 years later, Africa maintains all its centrality. There cannot be a sustainable future for the world without Africa leading it. I give you a couple of figures which I would like you to remember. Currently, we have less than 450 million citizens in the European Union member states. In Africa, we have 1.3 billion citizens, and over 70% of them are below 35 years old. If we look at the forecast, in 2050, so in 25 years, it seems that we will still have approximately 450 million citizens in Europe, but in Africa there will be 2.5 billion citizens, so six times more, and most of them will be children and youth. 1.2 billion young people in developing countries will enter the workforce in the decade, but only 420 million jobs will be created, leaving 800 million citizens without opportunity. And this is why we need more investments in developing countries, including in Africa. And I fully agree what the rapporteur was saying. We have to put the focus on investments, because our partners in Africa, they don't want to be subject of aid. They want to be actors themselves. They want to stand by their own feet. And that's why the whole aim of the Global Gateway Investment Strategy is to strengthen the resilience of Africa, support them to be more independent and self-reliant, support them to produce more vaccines and medicines in Africa for Africa, to produce more energy, but do that in a renewable and sustainable way. Also help them to access quality education and health services. So we need to do those investments, but in order to succeed, we also need to get private companies and private investors on board.
Because despite the fact that the European Union provides 43% of the global ODA, the challenges in Africa are so huge and demands are so high that we can never achieve sustainable development goals and Agenda 2030 only with public resources and public funding and financing. And that's why the Global Gateway aims to use public resources in order to leverage also private investments for Africa. And so far, as I said, progress has been made, but this is a marathon. And this is a long journey. And I thank you and I thank local authorities, local and regional authorities, for your contribution so far. But I encourage you to be active because, as the rapporteur was saying, the future is made on the ground. It will be made on the ground. And the role of the communities, municipalities and cities, also in terms of ownership, is very important. So your role is therefore important, and I encourage you to be active in many ways, and also use this Global Gateway, civil society, local authorities platform as a channel to provide and offer your expertise to this Global Gateway project. So thank you for the collaboration. Thank you for putting Africa on your agenda, and I wish you the best of luck for your important work. Thank you. Thank you very much, dear Commissioner, for your strong words and your information and your engagement in this subject. Thank you very much. And I pass the micro for a reaction to Mr. Rapporteur. Grazie Presidente, grazie Commissaria. Abbiamo conferme del lavoro che abbiamo svolto e siamo per questo felici di dare un contributo anche per la prossima Commissione. Noi siamo il centro anziani, l'Africa è il nostro asilo nido. L'età media in Africa è 19 anni in questo momento, la nostra è 43. Noi tendiamo a crescere, loro tendono a diminuire. Questo vuol dire che il fenomeno da qui al 2050 sarà epocale e forse non ne abbiamo pienamente coscienza. Perché se gli africani, invece di prendere i traghetti, cominciassero a camminare verso l'Europa, avremo solo un modo per fermarli, ucciderli. Ma noi non siamo e non possiamo essere questo. Significa che i prossimi vent'anni dovranno essere vent'anni straordinari di rapporto. E quando si richiamano i piani nazionali, c'è necessità che quei piani nazionali siano coordinati, perché il problema che abbiamo di fronte non è solo un problema di primeggiare nel rapporto con l'Africa. Abbiamo un problema di mettere insieme risorse comuni, perché le risorse comuni e la gestione unitaria delle diverse iniziative degli Stati sono la risposta al problema geopolitico enorme che sta dietro questa trasformazione. E c'è un problema geopolitico perché è fatto di Russia, ma è fatto anche di Cina. Quando ci si lamenta che le risorse minerarie in Africa non sono più, sono in qualche modo acquisite maggiormente dai cinesi, questo non mi preoccupa tanto, il fatto che le acquisiscano. Ma mi preoccupa di più che acquisiscano il controllo politico di quelle risorse. Allora noi abbiamo un problema grandissimo in Europa, un'accelerazione in questa direzione, perché l'accelerazione consentirà di giocare un ruolo, altrimenti quando inizieranno a camminare non andranno né in Russia né in Cina. Ho finito. Presidente, scusi, il lavoro non è mai di uno solo. Abbiamo lavorato attorno a questo rapporto insieme a collaboratori che meritano di essere formalmente ringraziati, dal segretariato della Commissione alla mia esperta Annie Matumba, al gruppo che mi ha aiutato, agli stakeholder che abbiamo incontrato, ai funzionari della Commissione che ci hanno dato anch'essi un contributo. Ecco, questo ringraziamento deve essere formale. La foga della geopolitica mi stava facendo dimenticare la cosa più importante,
non c'è mai un lavoro di uno, c'è sempre il risultato di un lavoro di molti. Noi siamo molti. Thank you, dear rapporteur, dear commissioner. You have the time for the vote. Oh, you want to leave? I can follow the vote. Yes, so let's start voting.